Questa sera concluderemo il Salmo 89 che abbiamo visto negli ultimi due venerdì. Un salmo abbastanza lungo, infatti ha richiesto un po' più di tempo, ma certamente un salmo, come abbiamo avuto anche modo di vedere le volte precedenti, ricco di insegnamenti per ciascuno di noi. Siamo arrivati al versetto 34, perciò possiamo leggere dal versetto 34 per ora fino al versetto 37, che sono versetti questi che rappresentano l'ultima sezione, l'ultima parte positiva di questo Salmo. Abbiamo già anticipato, già dalla prima volta in cui ci siamo avvicinati a questo Salmo, come possiamo dire il 70%, l'80% di questo Salmo sia un salmo di lode, sia un salmo di celebrazione nei confronti del Signore, nei confronti dei suoi attributi perfetti. Però abbiamo anche una parte negativa che vedremo questa sera, che è appunto la parte che va dal versetto 38 fino al versetto 50. Però guardiamo ora per un attimo proprio questi ultimi versetti riguardante proprio la parte positiva. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che è nei cieli è fedele. Abbiamo visto come il salmista in questo salmo celebra proprio la fedeltà di Dio. È l'attributo principale di cui il salmista parla, e proprio per parlarci della fedeltà del Signore il salmista ci porta come esempio quel patto che il Signore fece con Davide, un patto che è perpetuo. Ovvero, qual era il contenuto di questo patto? Che non sarebbe mai mancato un discendente sul trono di Israele. E abbiamo parlato anche nonostante quello che fece Salomone, ovvero il figlio di Davide, che occupò il posto di Davide, pur con essendosi sviato nella sua vecchiaia, pur essendosi sviato dai sentieri del Signore, il Signore dice a Salomone: per amore di Davide e per amore del patto che io ho fatto a Davide, anche per quello, nonostante quello che tu, Salomone, hai fatto, non mancherà discendente sul trono di Israele. Ed è bello vedere come questo salmista proprio rievoca questo patto per parlarci della fedeltà di Dio, per parlarci del fatto che Dio, quando promette qualcosa, garantisce un'alleanza, garantisce un patto. E lui è fedele alla sua parola, è fedele alle sue promesse, nonostante quello che noi, indipendentemente da quello che noi possiamo fare. Ad esempio, se noi parliamo del rapimento della Chiesa, quando il Signore Gesù tornerà per rapire la sua sposa, per rapire la Chiesa, non è che il Signore rapirà soltanto i credenti fedeli, ma rapirà anche i credenti carnali, perché è una promessa che ha a che fare con tutta la Chiesa del Signore Gesù, non soltanto con una sua parte. Questo perché le sue promesse sono in relazione alla sua fedeltà. E in questi versetti vediamo proprio come questo salmista, ad esempio nel versetto 34, e qui parla proprio il Signore, quando dice: non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Queste sono proprio parole che ci parlano del fatto che Dio è immutabile. Dio è immutabile nelle sue caratteristiche, Dio è immutabile nelle sue perfezioni, ma è anche immutabile nelle sue promesse. E questo è molto molto bello, perché è garanzia, vero, per ciascuno di noi, ed è sinonimo di sicurezza. Nel versetto 35 dice: una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide, la sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che è nei cieli è fedele. È un linguaggio questo che abbiamo già ritrovato anche in tanti altri salmi, dove il Signore prende come testimoni, possiamo dire, gli elementi della creazione. In questo caso abbiamo il sole, abbiamo la luna, che ci parlano di stabilità. Infatti tutti i giorni noi possiamo vedere il sole, possiamo vedere la luna, che sono sempre lì, sono sempre lì, sono astri, come sappiamo che Dio ha stabilito per il giorno e per la notte,
per distinguere il giorno e la notte, e sono lì perché è volere del Signore che stiano lì, e sono lì da quando il mondo è venuto all'esistenza, o perlomeno mi pare al quarto giorno creazionale, quando il Signore ha stabilito gli astri e le stelle. Ma quando l'uomo è stato creato e è venuto all'esistenza, sempre ha visto il sole e la luna nel corso della sua vita. Il sole e la luna sono simbolo della fedeltà di Dio. Il sole e la luna non sono lì per caso, non sono il frutto di una valanga di incidenti, il frutto di un Big Bang, come purtroppo oggi viene insegnato nelle scuole, ma sono creature di Dio, astri che Dio ha creato, che sono sinonimo e simbolo della sua stessa fedeltà. Ebbene, il Signore prende come esempio il sole e la luna per parlarci del fatto che la discendenza di Davide, come è vero che il sole e la luna tutti i giorni l'uomo li può vedere, è altresì vero che la discendenza di Davide non cesserà. Ci sarà sempre un trono, un re sul trono di Israele. Allora, se il Salmo terminasse qua, potremmo veramente dire che, e lo è certamente, nonostante la parte negativa, un Salmo straordinario, un Salmo nel quale il salmista proprio si inginocchia, si prostra davanti a Dio per celebrarlo delle sue perfezioni e per celebrarlo della sua bellezza. Però abbiamo anche una parte negativa, e in questa parte negativa sembra che il salmista si contraddica in un modo aperto. Anche questi sono passi che non sono semplici da comprendere, non sono semplici da capire. Abbiamo già visto in Asaf, nei figli di Core, abbiamo già visto un pochino questa sorta di apparente contraddizione. Allora, fino al versetto 37 il salmista ha detto che Dio è fedele nel mantenere le sue promesse, Dio è stabile nella sua parola, Dio non muta, Dio non cambia, e ora dal versetto 38 cambia completamente il suo modo di parlare. E allora il salmista dice: eppure, questo eppure cambia, è come se fosse un ma, è come se fosse un ma. Cioè il salmista dice: nonostante questo, nonostante tu Signore hai promesso, nonostante tu Signore sei fedele alla tua parola, eppure cosa è successo? Tu ti sei adirato contro il tuo unto, l'hai respinto e disprezzato. Tu hai rinnegato il patto con il tuo servo, hai fatto cadere e profanato la sua corona. Adesso leggiamo fino al versetto 50 tutta quanta questa parte. Hai abbattuto tutti i suoi baluardi, hai ridotto in rovine le sue fortezze. Tutti i passanti l'hanno saccheggiato, è diventato lo scherno dei vicini. Tu hai reso vittoriosa la destra dei suoi avversari, hai rallegrato tutti i suoi nemici. Hai smussato il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai fatto cessare il suo splendore e hai gettato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, l'hai coperto di vergogna. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e l'ira tua arderà come fuoco? Ricordati quanto è breve la mia vita e per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Qual è l'uomo che viva senza vedere la morte, che scampi l'anima sua al potere del soggiorno dei morti? Signore, dov'è la tua antica bontà che giurasti a Davide nella tua fedeltà? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Ricordati che io porto in cuore quello di tutti i grandi popoli, l'oltraggio di cui ti hanno ricoperto i tuoi nemici, o Signore, l'oltraggio che hanno gettato sui passi del tuo unto. Benedetto sia il Signore per sempre. Amen, amen. Allora ci possiamo rendere conto perfettamente di come ci sia proprio questo cambiamento di linguaggio. Prima il salmista celebrava il Signore per la sua fedeltà, ora sembra, ripeto sembra, che il salmista metta in dubbio la fedeltà di Dio. Mette in dubbio quello che lui aveva detto nei versetti precedenti. Egli innanzitutto nel versetto 38 parla del fatto che Dio si è adirato. Dio si è adirato, si è adirato contro il suo unto, e in questo caso l'unto è rappresentato dal re che siede sul trono di Israele ai tempi del salmista. Sappiamo che la storia dei re di Israele, di Giuda, non è sempre stata positiva, anzi
Possiamo dire che nel 90% dei casi i re che si sono seduti sul trono di Israele e di Giuda furono re malvagi, re che non avevano rispettato la legge di Dio, che non avevano rispettato la sua parola, e per questo motivo Dio si era adirato contro di loro. Però da notare che nonostante questo, ad esempio se pensiamo a Acab, se pensiamo a Manasse, se pensiamo ad Acaz, se pensiamo a questi re malvagi, Dio ha comunque sempre stabilito un re sul trono, sia di Israele che di Giuda, nonostante questo. Però certamente è probabile che il salmista si trovava in una situazione, che il popolo si trovava in una situazione di difficoltà, ed ecco che, come abbiamo visto in Asaf e come abbiamo visto nei figli di Core, sorgono dei dubbi. E in pratica il salmista sta dicendo al Signore: Signore, non è forse vero che tu avevi detto questo, che tu avevi giurato quest'altro? Ora come mai stanno succedendo tutte queste cose? Come mai tu stai mostrando la tua ira? Addirittura dice nel versetto 39: tu hai rinnegato il patto con il tuo servo, hai fatto cadere e profanato la sua corona. Vedete, allora, anche qui, se noi ci chiedessimo: ma Dio aveva realmente rinnegato il patto? No, Dio non aveva rinnegato il patto, perché, come abbiamo detto le volte precedenti, la dimostrazione più bella della garanzia di questo patto sta proprio nel Signore Gesù, sta nel fatto che ci sarà il discendente di Davide per eccellenza che regnerà sul mondo intero. Il Salmo 2, che è chiaramente un salmo messianico, è rivolto proprio a questo, al fatto che il Signore, il figliuolo di Dio, regnerà sul trono di Davide per regnare sulla terra. È lui la garanzia della fedeltà di Dio nei confronti di questo patto. Quindi Dio non ha mai rinnegato questo patto. E allora come possiamo spiegare queste parole? Le possiamo spiegare, come abbiamo visto con Asaf e con i figli di Core, semplicemente basandoci su quella che è la debolezza e la fragilità nostra. Quando noi siamo in preda ad una forte sofferenza, quando noi siamo in preda a una situazione estremamente difficile, nella nostra mente possono albergare pensieri pericolosi, possono albergare pensieri rischiosi, per i quali addirittura possiamo pensare che Dio non è fedele. Non è fedele nei nostri confronti. Quello che Lui dice non lo mantiene. È chiaramente un'eresia questa, è chiaramente una bestemmia. Ma quando si è in preda ad una situazione di estrema difficoltà, possiamo purtroppo pensare anche tutto questo. E il salmista, nel vedere che cosa? Che la corona del re era caduta. Che cosa significa che hai fatto cadere e profanato la corona? E tanti re sono caduti effettivamente. La corona del re era caduta, ovvero il suo simbolo di autorità, di forza, di potenza, non c'era più. E allora il salmista, nel vedere che il suo re non era più protetto da Dio, questo per lui significava che Dio aveva rinnegato il patto con Davide. Ma è una conclusione sbagliata. È chiaro che il Signore non può tenere il colpevole impunito. Tutti i re che non hanno seguito le vie di Dio nel corso della storia l'hanno pagata cara. Hanno pagato caramente il prezzo del loro peccato, ma mai Dio è venuto meno al suo patto. Mai è venuto meno. Anche quando Dio ci disciplina, ci corregge, ci punisce a causa del nostro peccato, perché, ripeto, Dio non tiene il colpevole impunito, Dio però non darà mai meno nello stesso tempo alle sue promesse. Ed è questo che è una lezione che noi siamo chiamati realmente a imparare. E il salmista continua con questa nota dolente e dice: hai abbattuto tutti i suoi baluardi, hai ridotto in rovine le sue fortezze. È proprio vero che noi siamo bravi, vero, ad ergere i nostri baluardi, ad ergere le nostre fortezze, i nostri rifugi, però Dio è potente dallo scardinare le nostre fortezze. Noi che pensiamo magari di essere
stracerti, di essere sicuri della nostra forza, Dio in realtà ci fa capire che siamo assolutamente un nulla. E qui veramente possiamo dare ragione al salmista. Dio ha abbattuto i baluardi, ovvero i baluardi umani, le nostre fortezze, che non possono garantirci assolutamente niente. Perché la vera certezza, la vera sicurezza, il vero rifugio, noi lo abbiamo solo ed esclusivamente nel Signore. Ancora, perché il salmista pensa a tutto questo? Perché vede i passanti, e con questi passanti il salmista a chi pensa? Pensa agli eserciti stranieri che sono giunti per, come è scritto nel capitolo 5 del libro di Isaia, a saccheggiare, a calpestare la vigna di Dio. Noi sappiamo che la vigna di Dio è il popolo di Israele. E allora dice il salmista: tutti i passanti l'hanno saccheggiato, è diventato lo scherno dei vicini. Allora capiamo qual era il problema del salmista. Il problema del salmista era vedere il popolo di Israele ridotto nella desolazione. Ad esempio pensiamo all'esilio babilonese, 70 anni di distruzione, di desolazione della città di Gerusalemme. E allora cosa pensava il salmista? Dio ha cambiato idea. Dio ha rinnegato il suo patto, Dio ha rinnegato il suo popolo, non c'è più speranza per Israele. Questa era la conclusione sbagliata a cui era arrivato il salmista. Vedete, quando noi diciamo che la Bibbia è la parola di Dio e in essa non ci sono contraddizioni, è assolutamente vero, ma certamente dobbiamo capire quando è Dio che parla e capire anche quando è l'uomo che parla, secondo la sua propria razionalità. Questo è molto importante. Nella Bibbia troviamo anche le parole di Satana, eppure sono nella parola di Dio. Ma chiaramente quello che dice Satana, come sappiamo, non è certamente verità, ma menzogna. Nel versetto 42 dice sempre il salmista: tu hai reso vittoriosa la destra dei suoi avversari, hai rallegrato tutti i suoi nemici. Proviamo un attimino, mi rendo conto che non è facile, metterci nei panni di un ebreo che vedeva il popolo di Israele distrutto, come ad esempio Geremia, tanto per fare l'esempio di un profeta, e vedere che i nemici di Israele si rallegravano della distruzione di Gerusalemme. È come se noi avessimo dei vicini o dei nostri nemici che nel momento in cui la nostra casa crolla perché giunge un terremoto saltano di gioia. Come la prenderemo noi? Che sentimenti albergherebbero nel nostro cuore? Non soltanto nel vedere la nostra casa distrutta, ma nel vedere anche persone che saltano di gioia per il nostro dolore. Qualcosa di tremendo. Quindi, lungi da me il giudicare il salmista, perché il salmista si ritrovava in una condizione anche psicologica, morale, veramente difficile. Non soltanto soffriva per il popolo di Israele, perché effettivamente era saccheggiato, era desolato, era distrutto, ma in più i nemici che schernivano Gerusalemme. E abbiamo già ricordato, e poi lo vedremo quando ci arriveremo negli ultimi salmi, quando il salmista guarda Gerusalemme e canta la città di Gerusalemme, che cosa rappresentava Gerusalemme per un ebreo? E che cosa rappresentava per un ebreo vedere Gerusalemme desolata, distrutta? Nel libro delle Lamentazioni vediamo proprio una dimostrazione di tutto questo. Versetto 43: hai smussato il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Che cosa vuol dire hai smussato il taglio della spada? Allora, noi sappiamo che la spada è fatta a punta, no? Meno anche le spade di allora, dell'antichità, ovviamente erano a punta. Poi c'erano, ci sono tanti tipi di spada, c'era la scimitarra che era tipica degli arabi, c'era quella a uncino. La spada degli ebrei era una spada appuntita, classica. E cosa vuol dire hai smussato il taglio della spada? Vuol dire praticamente che non è più a punta la spada, ma è arrotondata, la punta è arrotondata, ovvero fa molto meno male. E i colpi che si possono dare di questa spada non sono mortali. Allora, in pratica, che cosa sta dicendo il salmista? Tu, Signore, hai indebolito la forza di Israele.
Non sono parole semplici, non è stato il mio nemico, tu Signore lo hai fatto, tu hai diminuito la forza di Israele e non l'hai sostenuto nella battaglia. Certo che non l'ho sostenuto, risponderebbe il Signore, perché io non posso sostenere chi va lontano da me. Sempre il popolo di Israele non ha ricevuto il sostegno di Dio quando? Quando era nel peccato, quando era ribelle a lui, e allora Dio lo privava della sua protezione. E quando Israele era privo della protezione di Dio, andava incontro veramente a delle figure meschine. Vi ricordate, abbiamo già detto, Israele poteva farne di un boccone la città di Ai, no? Nel libro di Giosuè, un boccone poteva farne, perché confronto a Gerico era niente la città di Ai, ma fu sconfitta dalla città di Ai, perché un ebreo aveva osato ribellarsi a Dio. Un ebreo, non tutto il popolo, un ebreo di nome Acab. E Giosuè si gratta in testa e si chiede: Signore, ma come mai non abbiamo vinto contro Ai? Vieni Giosuè che te lo spiego io il perché. E quando il Signore smaschera Acab, hanno dovuto togliere di mezzo il colpevole. Vedete che cosa, gli effetti proprio deleteri, nefasti, che può produrre, che può provocare il peccato nella nostra vita. Hai fatto cessare, versetto 44, il suo splendore e hai gettato a terra il suo trono. Ovvero questo re, che non si sa chi sia, però comunque questo re che occupava il trono in Israele aveva perso tutta la sua dignità, aveva perso tutta la sua forza, aveva perso tutto il suo potere. Chi è che dà il potere, fratelli e sorelle? È il Signore che lo dà. Dio abbassa e innalza come vuole Lui. A me piace molto l'esempio che abbiamo in Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar era il re, è stato uno dei re più cruenti, più malvagi della storia. Più cruenti e malvagi della storia. La sua malvagità superava quella di Hitler. Se noi andiamo a vedere la descrizione che abbiamo di Nebuchadnezzar. Ma quando questo re capì l'abbiezza del suo essere e capì che è Dio che innalza e che abbassa, allora si convertì al Signore. In Daniele capitolo 4 abbiamo proprio questa breve preghiera di Nebuchadnezzar, dove dice: io lodo ed esalto il Dio di Daniele, perché ora capisco. Pensate, dopo 7 anni con gli animali, perché Dio l'ho sbattuto per 7 anni insieme agli animali, dopo 7 anni Nebuchadnezzar dice: ora capisco che è Dio che abbassa e che è Dio che innalza. Dio può elevare un uomo alla posizione di governante, come in un solo momento lo può gettare a terra. È Dio che fa tutto questo. E questo valeva anche per i re di Israele. È Dio che li metteva lì, ma era anche Dio che li toglieva. E questa è una lezione che veramente dobbiamo imparare. Quanto sono vere le parole che dirà l'Apostolo Paolo: a me interessa essere approvato da Dio e non dagli uomini, perché io voglio essere innalzato da Lui e non voglio essere innalzato dagli uomini. Versetto 45: hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna. Pensate quale vergogna poteva provare un re che era deportato, incatenato, imprigionato, torturato dai suoi nemici. Nel libro di Geremia, ad esempio, leggiamo di Sedechia. Conoscete voi la storia di Sedechia? Il re Sedechia è stato l'ultimo re di Giuda, l'ultimo re. Praticamente è stato il re che è stato posto sul trono di Giuda da Nebuchadnezzar, e quando Sedechia osò ribellarsi a Nebuchadnezzar, e da notare che a Sedechia Geremia aveva detto: non ribellarti al re di Babilonia, perché non riuscirai a sconfiggerlo, Dio non è con te. Invece Sedechia si ribellò a Nebuchadnezzar. Sapete che cosa fece Nebuchadnezzar? Non soltanto lo sconfisse, ma lo incatenò con doppia catena di bronzo, a piedi lo portò a Babilonia. Pensate, non è che era dietro l'angolo, Babilonia, a piedi. Vide la morte dei suoi figli, che vennero scannati dai babilonesi,
E dopo questo venne accecato. Questo era Babilonia e questo era Nebucadnezar. Ci rendiamo conto di che uomo stiamo parlando? Che cosa poteva provare questo re? Non aveva più forza, non aveva più potere, non aveva più autorità ed era svergognato al pubblico ludibrio, possiamo dire, dei suoi nemici. Era qualcosa di spaventoso, di spaventoso. Ora, non dico che nel Salmo 89 si stia parlando di Sedechia, ma si sta parlando di un re che non ha più forza e che è stato svergognato davanti a tutti i suoi nemici. E il dubbio del salmista qual è? Signore, sei forse venuto meno al tuo patto? Sei forse venuto meno alle tue parole? Io nel vedere tutto questo sto pensando questo in questo momento. Ma il Signore, io sono convinto che fece capire a questo salmista che le cose non stavano così. Versetto 46: fino a quando, Signore, ti terrai nascosto? Vedete qual era il pensiero del salmista? Dio è nascosto, Dio non si cura di me. E diciamo la verità, fratelli e sorelle, non è così che forse abbiamo pensato in qualche circostanza della nostra vita. Dio non si sta curando di me, Dio sta guardando da un'altra parte. So che Dio c'è, ma per il momento è troppo occupato per interessarsi di me. Questo era il pensiero che aveva il salmista in questo momento. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e la tua ira arderà come fuoco? Il salmista evidentemente si era dimenticato di quei brani straordinari che abbiamo nella scrittura, dove è scritto che la misericordia di Dio dura per sempre, ma l'ira di Dio è soltanto per un momento. Ricordati, versetto 47, quanto è breve la mia vita e per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Questa vanità è da collegare a che cosa? Alla brevità della vita dell'uomo. E sulla vanità sappiamo che è la parola chiave del libro dell'Ecclesiaste. Decine e decine di volte nel libro dell'Ecclesiaste troviamo questa parola, vanità. L'uomo che vive senza Dio rincorre la vanità e spreca, anche se durasse 100 anni la sua vita, spreca 100 anni della sua vita senza il Signore. Qualcosa di molto molto solenne questo. E non dobbiamo dimenticarci che quando un uomo nasce, quando un figlio dell'uomo nasce, quando un bambino nasce, nasce già nel peccato, nasce già nella malvagità. E quindi nasce con la vanità nel cuore. Questa è una lezione molto importante. Molto importante. Ed ecco perché per chi è genitore ha una grande responsabilità nel portare già ai nostri figli, quando sono piccoli, quelli che sono gli insegnamenti del Vangelo, ovviamente usando un linguaggio che essi possono comprendere. Qual è l'uomo, versetto 48, che viva senza vedere la morte? Ovviamente. Noi diremmo, sì, eccettuato una generazione, certo, come leggiamo in prima Tessalonicesi 4, ma la conoscenza che aveva il salmista in questo momento ovviamente non era come la nostra conoscenza, e ovviamente nessuno, ovvero nessun uomo, qual è l'uomo che viva senza vedere la morte? Cioè, tutti possono vedere la morte, tutti vedranno la morte, la loro vita finirà, così come la loro anima scenderà nel soggiorno dei morti. Quindi in questa domanda, in questa duplice domanda, abbiamo una risposta chiaramente retorica. E poi vedete che come si indirizza al Signore nel versetto 49. Signore, dov'è la tua antica bontà? È una domanda che mi ha fatto riflettere questa. Dov'è la tua antica bontà che giurasti a Davide nella tua fedeltà? Allora, per ben 37 versetti, questo salmista ha ribadito e ripetuto che Dio è fedele. Per 37 versetti. Ora sembra che metta in dubbio tutto. Tu sei fedele, Signore? Ci credo. Ma dov'è ora la tua fedeltà? Dov'è? Oh, fratelli e sorelle, quanto è vero che anche noi pensiamo nello stesso modo. Per noi che cosa significa dire che Dio è amore, che Dio è bontà, che Dio è compassione, che Dio è misericordia? Solo quando le cose ci vanno bene. Allora, quando le cose ci vanno bene, diciamo: oh Dio quanto mi ama, oh Dio quanto mi vuole bene, oh Dio quanto è buono. Ma quando le cose mi vanno male, che cosa diciamo? Che cosa pensiamo nella nostra mente?
Pensiamo ancora che Dio è buono, che Dio è amore, che Dio è misericordia, che Dio è compassione? Il credente spirituale che rimane ancorato alla parola di Dio penserà sempre nello stesso modo, anche se perdesse tutto. Ma bisogna essere forti nella fede, bisogna essere ancorati alla parola. Perché basta un dubbio, basta un pensiero sbagliato che Satana instilla nella nostra mente, che può veramente causare dei danni, non dico irreparabili, ma dei danni sicuramente seri. Ed è questo proprio il problema in cui era caduto questo salmista. Vedete, è la stessa storia che si ripete, come abbiamo visto con il salmista Asaf, con i figli di Core, lo vediamo con questo salmista. Ricorda, Signore, versetto 50, l'oltraggio fatto ai tuoi servi, ricordati che io porto in cuore quello di tutti i grandi popoli, l'oltraggio di cui ti hanno ricoperto i tuoi nemici, Signore, l'oltraggio che hanno gettato sui passi del tuo unto. E qui torniamo a vedere quello che era il sentimento o i sentimenti che accomunavano tutti i salmisti, pur con la loro debolezza, pur con la loro fragilità. Ciò che a loro interessava era l'onore del nome di Dio. Infatti vedete come quando parla questo salmista, quando parla di oltraggio, non parla di scherno nei suoi confronti, ma parla dello scherno nei confronti di Dio e nei confronti del suo unto, ovvero del re che lui aveva stabilito. Perché? Perché il re nell'Antico Testamento non era soltanto il condottiero del popolo di Israele, ma il re rappresentava Dio sulla terra. Ciò che faceva il re di Israele doveva essere la dimostrazione che c'era un Dio che guidava quel popolo, che c'era l'unico e vero Dio che guidava quel popolo. Pertanto vediamo come l'onore del Signore e l'onore del re siano strettamente collegati, strettamente connessi. Ed è quello a cui interessa il salmista. Il salmista non pensa a se stesso, questo è molto bello, non pensa a se stesso, ma pensa all'onore di Dio. Allora la mia domanda è, che pongo a me personalmente, è se il mio massimo interesse, in qualunque situazione io mi trovi, è l'onore di Dio. Non penso ai miei interessi, non penso a me, ma penso all'onore di Dio. Questa per me deve essere la mia più grande aspirazione. E poi dice l'oltraggio che hanno gettato sui passi appunto del tuo unto. E dopo questa richiesta di preghiera, dopo questa supplica del salmista, termina questo salmo con una benedizione nei confronti del Signore. Possiamo dire che questo salmista termina nel modo migliore questo salmo: benedetto sia il Signore per sempre. E probabilmente in queste parole noi vediamo come, ripeto, probabilmente, perché il salmo poi non va avanti, finisce qui, il salmista possa aver avuto una risposta alle domande che lui si era fatto. Il Signore ci conosce, il Signore conosce le nostre fragilità, il Signore conosce la nostra mente. E come abbiamo ribadito più volte, egli sa se noi ci poniamo in un certo modo per ribellione, perché ci stiamo ribellando a lui, o perché vogliamo capire una situazione. Allora, se noi vogliamo capire una situazione, stiamo certi che Dio ci risponderà, che Dio ci darà tranquillità, ci darà serenità. Ma se ci poniamo a lui con ribellione, con un sentimento di ribellione, allora andremo incontro alla sua disciplina. Il Signore conosce perfettamente il nostro cuore e sa quali pensieri albergano in noi, che veramente anche noi come salmista possiamo benedire il Signore in qualunque circostanza. Ed è bello vedere come tutto termina con un duplice amen. E già uno potremmo dire sarebbe stato sufficiente, invece lui ne mette due come sigillo e garanzia del fatto, come ha detto per 37 versetti, che Dio rimane fedele. Dio rimane fedele. Ebbene, che questa sia veramente la nostra certezza, che Dio è fedele, non solo quando le cose vanno bene, ma anche quando le cose vanno male. E possono andare male per tante situazioni, per tante circostanze,
a motivo del nostro peccato, a motivo del fatto che Dio vuole testare la nostra fede, a motivo del fatto che Dio ci vuole vedere uomini e donne compiuti in Cristo, ma anche quando passiamo situazioni di difficoltà, che veramente possiamo sempre avere la certezza che Dio è e rimarrà sempre fedele. Amen.